Buongiorno, la cosa bella di rimanere a volte senza internet e fare un periodo senza social, senza proprio materialmente il telefono, è molto utile. Io alterno poi letture varie al componimento musicale, allo studio, sempre nell'ambito musicale, e all'ascolto della radio. E tendenzialmente preferisco anche canali dove trasmettono il pezzo musicale e un dibattito, un discorso, insomma persone che parlano, anche perché è utile per persone come me che sono in un momento di letteralmente, fisicamente solitudine. Allora, senti quei canali, quelle reti locali. A volte mi schioppo anche delle ore di Radio Parlamento, quindi a sentire i temi del giorno che trattano, dice, ma davvero stiamo ridotti così in Italia e la cosa stiamo stringendo degli accordi con i rappresentanti dei governi sudamericani per poter avere i permessi di girare scene e dare concessioni scene di film, girare dei film, poi cortometraggi, roba di questo genere, problemi seri della vita. Oppure nelle Langhe, no? Anzi nella provincia Granda, scusate, qui nel Cuneese, due sono tutti barotti, insomma là, bisogna istituire e addestrare dei cacciatori perché c'è la paura della peste suina. Allora mi viene un pensiero da abbastanza che uno dice, poi sei complottista, no? Allora, ma... E c'è la peste suina, bisogna ammazzare chi bisogna ammazzare, e ci sono gli orsi che attaccano e bisogna ammazzare gli orsi, e ci sono i lupi che attaccano e bisogna ammazzare i lupi, e ci sono le formiche, la processionaria, la processione, ventamassi e titi, ma proprio il nostro concetto è che per curare una cosa, per estirpare un problema, un ipotetico problema, perché la mia opinione personale è che sta cosa della mucca blu già dall'epoca, la peste suina, per me è una gran cacata, cioè c'è una base di troppa... Sta bravo, non farla la notizia come se fossimo già in un'ennesima alta epidemia di... Perché allora a me verrebbe da rispondere, cari privati che tenete magari abbandonate le case da 30 anni che ormai c'è mezzo metro a volte di cacca, di piccione, perché dentro ormai la tana è il piccione. Lì non... nessuno se ne occupa, nessuno ci pensa, cioè ci pensa che possono essere dei covi letteralmente, lì sì hai la cosa materiale che produce una cosa che non fa non bene, no? Però il pensiero proprio che si spendono dei soldi per risolvere il problema che è più beh, io non sono vegetariano, manco vegano, quindi potrei benissimo non farmi neanche ragionamento, no? Io me lo faccio perché non riesco a concepire questo sistema di... c'è la paura della peste suina, ok? Io non sono un tecnico, immagino che si sappia quantomeno com'è che si sviluppa, com'è che salta fuori, cos'è che può... ne può derivarne fuori, anche perché mi viene anche da pensare, ma nei supermercati i pomodori che non sono pomodori, ragazzi, non fin da te, io amo il pomodoro, quella roba lì che non ha gusto, non ti fai due domande, le banane che le apri e sembrano sembra quella cosa che c'è dentro la canna da zucchero che sembra sughero, cioè, dice, e lì allora non ti viene da pensare, e cosa fai, ammazzi la banana allora? Perché c'è un problema, la verdura che la senti che non è qualcosa che va neanche, e lì nessuno si mette, no, si ragiona solo, bisogna sparare. I bracconieri che stanno nei boschi fanno la loro,
quelli che hanno speso 30 milioni di euro per mettere Filo Spinato in Val di Susa, per gli antagonisti, non hanno pensato che nei boschi ci abitano e vivono anche gli animali, che viaggiano, si trovano incastrati, cioè non ti arriva a pensare a queste cose, no? Io invito soltanto alle riflessioni, partendo da me stesso medesimo in quanto tale, fino poi a capire che un ignorante come me non si sente inferiore a tanti stupidi che arrivano a queste conclusioni, le sponsorizzano addirittura nei giornali, alle radio. E queste sono le cose che l'ignorante che vuole essere ignorante dovrebbe un attimo wake up, sveglia, ragiona, pensa e agisci. Nice day.